Lactosi non te che sostituì, è un azucar. Tonno non te che sostituì, la verdade, ademais, a lactosi è l'unico azucar che a gente colloca indirettamente. Ok? Então, adesso non è un problema, è solo una questione di balanzamento. Ovviamente anche la parte di lactosi che perdiamo, che dà soprattutto potere anticongelante, perché potere addossante alla lactosi molto poco, può essere sostituita per la saccarosi, balanceando poi il dosso, perché la saccarosi è molto mai dose da lactosi. Ma se ripeto, è una questione di balanzamento entro poi de saccarosi e dextrosi soprattutto. Allora, proteina d'ulici, ovviamente possiamo sostituirla o attraverso di una liga neutra, perché la funzione della proteina qual è? Quella di stabilizzare, addensare, anzi, questa cosa. Tem proteine vegetali, a mai fasi di incontrare la proteina di soia, te che ter cuidado questa proteina perché non poggi colloca la misma quantità che si colloca una proteina di leche. Normalmente proteina di leche a gente trabaglia entre un 3 e un 6%, no? Diciamo che dentro di un sorvecci base leche normalmente a gente colloca entre 30 e 60 grammi di proteina di leche. Allora, le proteine vegetali si usa in quantità molto minore. Per esempio, una proteina di soia può collocare 10-15 grammi al massimo, perché un retrogusto della e la tem un retro, todas as proteínas vegetais têm um retrogusto bastante marcante e pouco agradável, que depois você se usar em grande quantidade pode encontrar. Mas pode ser usada para fazer esse trabalho das proteínas normais ou, repito, já uma boa liga neutra, não? Com dentro, sei là, che tenga alfarroba, guar, una carbossimetilcellulosa, também aiuta abbastanza. Non fai il mismo lavoro da proteina, ma aiuta abbastanza.